siamo venuti, l'hanno rifatto e si è riformato di nuovo. Ma perché la causa non è stata eliminata. Oh. Qui scorre il tubo grosso della fogna bianca. Ok. E c'è una sconnessione fra un punto e l'altro. Quindi e se, perde. Se non risolvi la connessione. Se non metti la connessione, sarà sempre così, anche perché lo scorrere liberamente delle acque si porta la polvere, il pietrisco, eccetera, eccetera. Io la ringrazio. È un problema tecnico. Io glielo dissi a quei signori, ma poverini quelli che... Che cosa vuole che faccia? La ringrazio, la ringrazio. Ah, ti sei seduto sul buco. È l'unico modo, Tino. Secondo lei regge? Perché ho paura di essere risucchiato delle viscere della terra. Potrebbe reggere, lo sto provando io. Dovrebbe, in modo tale, però lo sento franare sotto il mio sedere, lo sento franare, mi alzo. Tutto è possibile in questa città. Miei cari, prego, io vi stavo solo salvando dalla voragine, vi ricorderete il nostro video, denunciavamo come in via De Vito Francesco si fosse creata e si creasse costantemente questa voragine qui. Dopo due giorni dal nostro video, dalla nostra denuncia, sono venuti a mettere la rappezza. Abbiamo anche diapositiva di quanto successo. Sorte della pezza. Sorte della pezza. E dopo ancora altri due giorni, Tino, la situazione è già questa. La macchina passa con le ruote sul buco e lo affossa man mano fin quando il buco non cederà ancora una volta e diventerà sempre più pericoloso, non tanto per le autovetture quanto per i motociclisti, per chi va in giro con monopattini e biciclette. Come avete sentito dal nostro tecnico all'inizio, ma se non risolvete la causa, come potete pensare di colmare questo buco? Vedi, la macchina ci passa da sopra, bribim bribam, bribim bribam, bribim bribam, dall'oggi, dallo domani. È ovvio, devo essere. Eh sì, perché ci deve essere sempre la rampa di lancio, è giusto che sia così. Bribim bribam, bribim bribam, eccolo qua, bribim bribam, alla fine si fa il buco. Cioè, se tu non risolvi la causa, l'effetto sarà sempre quello, o no? Voi che avete i capelli bianchi avete un po' di saggezza, ditecelo, cioè, è vero o non è vero? Io non lo so, non lo so. Facciamo un appello sui lavori stradali fatti a membro di Segugio. Fatti a membro di Segugio o a Bari? A Bari come in altri paesi, ma a Bari c'è questa predilezione, no? In più. Possiamo dire qualcosa a chi fa i lavori a membro di Segugio? Dica. Di fare i lavori con la testa e non con i piedi. Bravo, bravo mio caro, io avevo visto che lei col capello se bianco... Lei viene a Valenzano. Ah. E lei sta toccando un tasto dolentissimo. Questo è un problema che riguarda non solo Bari, ma tutte le città e i paesi dell'area metropolitana. È proprio l'aria, l'aria, non l'area, l'aria metropolitana, l'aria a mare, beh. Per ora e solo per ora. Arrivederci anche a lei. Le auguro di non finire risucchiato nel centro della terra. Questo è l'unico augurio che possiamo fare. Oh, fermi tutti. Fermi tutti. Guarda, si è arrivato proprio a fagiolo. Se dovesse succedere qualcosa in quella voragine, ti prego, tieni pronto il tavuto. Perché qualcosa potrebbe sempre succedere. Agenzia funebre. Vedi qua del fatto. Io non vorrei, ma se poi... Boh.